Crunch Bind Set, benvenuti cari amici del canale Dampat Rugby, lunedì e quindi 15 della settimana. Questa settimana si sono giocati, come avviene ultimamente, quattro campionati da cui andare a pescare. Beh, a cui andare a pescare mi è venuto il gesto di Sanpei. Allora, ovviamente la Coppa del Mondo femminile, anche se è stato un turno così un po' scarso a prestazioni individuali eccellenti, lo URC, il top 14 e il campionato inglese. E allora andiamo come sempre a vedere i vincitori per torneo e poi tra i quattro vincitori, più altre eventuali segnalazioni, scegliamo il migliore della settimana. A proposito, appello alla community. Ragazzi, ditemi, uno, se vi piace questo video del 15 della settimana. Io devo confessarvi che mi diverto tantissimo a farlo perché mi dà la possibilità di andare un attimo a studiarmi tutto quello anche che mi sono perso nella settimana. Quindi voglio assolutamente continuare a farlo. Però non so se farlo così come lo sto facendo, quindi con questa serie molto grande di nomi, perché alla fine su 15 posizioni, 4 per posizione, viene fuori quasi una cinquantina di nomi, forse troppo. O se andare direttamente al migliore della settimana. Ditemi voi come lo preferireste. Allora, questa settimana restiamo ancora col vecchio formato e poi voi mi dite se vale la pena o no di cambiarlo. Allora, piloni sinistri, Jeremy Laughman di Munster per quello che riguarda lo URC, Alo Emil dello Stade Français per quello che riguarda il top 14. Anna Botterman dell'Inghilterra per la Coppa del Mondo femminile, ma il nostro vincitore questa settimana, ed è già tornato, torna, credo che sia la seconda volta che prende la maglia titolare, forse addirittura la terza, devo andare a controllare, Gloucester Val Rapava Ruskin. Val Rapava Ruskin, tanto tanto lavoro dietro alla crescita di questo pilone sinistro georgiano eleggibile per la nazionale inglese. Quest'anno pensate che nonostante sia una bestia in mischia e nel breakdown, solo una penalità contro di lui. Qualcuno in Inghilterra si chiede se possa giocare a destra e affiancare quindi in prima linea dall'altro lato a Ellis Genge, perché sennò appunto davanti c'è un mostro sacro per quello che riguarda l'Inghilterra. Comunque, insomma, è uno dei giocatori che sta stupendo di più in Premiership, Man of the Match della vittoria di Gloucester, si prende il numero uno del nostro 15 of the Week. Numero 2, Emily Tuttossi del Canada per quello che riguarda la Coppa del Mondo femminile. Adam McBurney di Edimburgo per quello che riguarda lo URC. Mi è scappato il francese, mi è scappato il tallonatore francese, ma non importa perché il migliore della settimana se lo prende il numero 2 del nostro 15 of the Week, Tom Dunn, Bath. Si meriterebbe il Player of the Week solo per il taglio di capelli, ma diciamo che il termine posseduto col quale è stato nominato nel primo tempo della partita di Bath, della prima vittoria di Bath, rende l'idea della prestazione di Tom Dunn. Quindi, numero 2 della settimana, Tom Dunn. Numero 3, interessante la nomina di World Rugby al numero 3 della nostra Sara Seye, che ha sofferto un po' in mischia chiusa, però si è data molto molto da fare nel gioco aperto. In Francia, Tolone Gigashvili. In Inghilterra, Christian Judge dei Saracens, che ha preso il posto del nostro Riccioni questa settimana, ma il nostro pilone destro della settimana va a Andrew Porter, Leinster, Irlanda, Leinster che vince il classico del rugby irlandese contro Munster. Entra con Leinster sotto nel punteggio, la prima palla toccata è una pescata, un grillo talpa, un turnover che gira completamente l'inerzia della partita e si prende il nostro 3 della settimana. 4, al numero 4 le seconde linee abbiamo per lo URC Neil Murray Connacht, in Francia Seit Bayonne, anche lui l'abbiamo già visto qua sui nostri schermi, Rosie Gallaghan dell'Inghilterra per il mondiale femminile, ma la numero 4 questa settimana la diamo a Super Mario Itoje. Tornava da un infortunio alla spalla, Maro Itoje, semplicemente Maro Itoje. Maro Itoje in mischia, Maro Itoje nel breakdown, talento, intelligenza in un mix esplosivo sublimato dalla sua fisicità. Insomma, in poche parole, è tornato Maro Itoje. Player of the match al Sandy Park, Maro Itoje. L'avevamo già detto? Maro Itoje. Okay.
Numero 5. Oh, che bello vedere segnalato nel 15 of the week del Telegraph Irne Herbst, proveniente dal Benetton, ben vivo nei nostri ricordi. Grace Camp dell'Australia per quello che riguarda il mondiale femminile. Josh Turnbull, Cardiff, nella bellissima vittoria di Cardiff con gli Stormers. Ma il numero 5 della settimana lo diamo a Alain Huese, meta per lui il suo flood di Paris, e lui stesso la descrive come: ho visto Paris con la palla in mano, so che a lui gli piace dare degli offload, mi sono ritrovato come per magia il pallone in mano. Meta, gli diamo la numero 5 di questa settimana, Alain Huese. Numero 6, a proposito di Treviso, Marcel Cozzi, non perché sia Treviso, ma perché questa settimana i tifosi di Treviso l'hanno ben visto e se lo ricorderanno per un po', leadership e gestione allo stato puro per il capitano dei Bulls e man of the match della partita di Monigo, leading by example nel breakdown, è andato a rompersi la testa in ogni breakdown e ha guidato i suoi tori nella vittoria contro Treviso. Segnaliamo ovviamente anche i migliori degli altri campionati: Lore del Racing 92, Osokawa in Giappone per il mondiale femminile. Abbiamo anche una segnalazione con Karen Packin del Canada e Josh Bayliss di Bath. Numero 7. Al numero 7 segnaliamo in Inghilterra, nei London Irish, Tom Parson, Raquel Johnson al mondiale femminile per gli Stati Uniti, Bota del Lione, ma la numero 7 questa settimana la diamo a Connor Oliver, man of the match, attivo sia in attacco che in difesa, si prende la numero 7 della settimana. Numero 8, ce ne sono vari, ci sono un paio di segnalazioni per il mondiale femminile. Sophie de Goedy, che ormai si è fatta conoscere, del Canada in questo mondiale, Asse Saele, numero 8 del Sudafrica. Nel 50, queste sono due segnalazioni che ci vengono da Chiara, ma nel 15 of the week di World Rugby viene premiato la Giordano dell'Italia. Poi in Inghilterra Fermulen degli Exeter Chiefs, Vilimata di Edimburgo, anche questo lo abbiamo visto contro le Zebre, ma la numero 8 se la prende Taifua, protagonista della vittoria del Lione. Numero 9, Arata del Castres, Pauline Bourdon della Francia, Danny Kerr dei Queens in Inghilterra, ma la numero 9 e il player of the week, secondo me, della settimana, se lo prende il man of the match della partita Leinster-Munster, Luke McGrath. Fuori dai 32, pensate, una partita dove ci sono tantissime prestazioni eccellenti degli uomini di Leinster, alla fine il man of the match se lo prende lui, e consideriamo che resta fuori dalla lista dei 32 di Andy Farrell, però risponde, ha detto non ha rinunciato a un posto per il mondiale, risponde dimostrando il suo valore in campo. Ovviamente la concorrenza è tanta davanti a lui, però insomma le migliori risposte si danno sul campo, e occhio perché questa settimana ci sono tanti giocatori che sono fuori dalle convocazioni delle loro rispettive nazionali che hanno fatto uno step up, e insomma un po' come lo studente quando fa i compiti per casa il giorno prima degli esami, potrebbe non bastare. Comunque basta per prendersi il player of the week del canale di questa settimana, Luke McGrath, Leinster. 10, e qui attenzione perché a proposito di gente non convocata che si fa sentire, abbiamo Finn Russell, prestazione superba col Racing. Poi nel mondiale femminile Hazel Tubic della Nuova Zelanda, Johnny Sexton, ecco lui sì non ha problemi di convocazione, ma Johnny Sexton protagonista con Leinster nella vittoria appunto con Munster. Adam Hastings, Gloucester, con un drop match winner da 50 metri, sicuramente la giocata della settimana, ma l'apertura della settimana, la numero 10, la 10 della settimana, la diamo a Marcus
Smith. E se vieni scelto nel 15 of the week del Telegraph, la giornata dove Hastings droppa un match winner da metà campo, beh, significa insomma che sei speciale, che sei magico, the magician, come viene soprannominato Marcus Smith. Ma insomma, nulla di nuovo sotto il sole, no? Numero 11, anche qui un giocatore che abbiamo già nominato proprio a inizio campionato, ma iniziamo da chi resta fuori. Resta fuori Marie Ménagère della Francia, Tom Collins di Northampton, Mack Hansen di Connacht. E allora la numero 11 di questa settimana se la prende Madosh Tambwe, UBB, metà della settimana. La giocata della settimana è quella di Hastings, ma la metà della settimana è molto probabilmente quella di Madosh Tambwe. Sombrerito, chip kick nei 22 e poi va a riprendersi il pallone, un ultimo sussulto anche per fare quell'evasione lì, quel sidestep e andare a segnare in mezzo ai pali. Genio e divertimento allo stato puro per questo giocatore di origine africana, Madosh Tambwe. Numero 12, abbiamo anche qui alcune segnalazioni, abbiamo Hailey Kelter degli Stati Uniti, femminili, abbiamo Tatiana Hurd dell'Inghilterra, Tilsey dell'USAP, Cameron Redbath, anche lui nella vittoria di Bath, però la numero 12 di questa settimana la diamo a un giocatore dove tu vai a leggere il tweet e esprime benissimo quella che è stata la prestazione di questo signore qui. Diceva così il tweet del Leinster: "That's it, nothing more to add, imperious, imperiale." Stiamo parlando di Robbie Henshaw. Numero 13, allora Alicia Corrigan del Canada per quello che riguarda il mondiale femminile, Henry Slade dei Chiefs, Gitun di Tolosa, ma anche qui torniamo a leggere i tweet dell'Einster e abbiamo un altro signore. Allora, c'era scritto: "He's playing some wonderful rugby of late. Just seems to be dancing through the space." Wow! Ballando nello spazio, Gary Ringrose. E allora, abbiamo nominato Johnny Sexton, abbiamo nominato Robbie Henshaw, abbiamo nominato Gary Ringrose. Insomma, avete un'idea di dove Leinster abbia vinto questa partita e avete anche un'idea di quello che aspetta alle formazioni che affronteranno l'Irlanda nella prossima finestra autunnale. Numero 14, in Francia, Delguy del Clermont, per le Black Ferns, per il Mondiale, René Wycliffe della Nuova Zelanda, Jack Nowell, altro giocatore Chiefs che entra nelle segnalazioni di questa settimana, ma la numero 14 se la prende un giocatore che se l'era presa anche la settimana scorsa. Quindi l'abbiamo detto, quando un giocatore si prende due volte la maglia di titolare del 15 of the week di tutti i campionati messi assieme, vuol dire che è tanta, tanta, tanta roba. E parliamo di John Porch, seconda settimana di fila che si prende appunto la 14. Attenzione, iniziano a farsi delle domande sia in Irlanda sia in Australia, perché John Porch viene dal rugby a 7 australiano, però attenzione, nel 2024 diventerà eleggibile per l'Irlanda e allora qualcuno si chiede se l'Australia sia così pazza da farsi sfuggire un giocatore di questo talento. Verrà convocato per le prossime partite dell'Australia. Ma sembra pazzesco che si facciano scappare un giocatore così. In Irlanda stanno lì fregandosi le mani. Vedremo che cosa succederà di questo grande, grandissimo talento, John Porch. Numero 15, abbiamo parlato di giocatori appunto fuori dalle convocazioni, lo stesso Porch, ma ne abbiamo nominati altri prima, McGrath, Finn Russell, ma da quando non è stato convocato con l'Inghilterra sembra che sia esploso completamente Elliot Daly. Oh my goodness, dice il telecronista inglese quando lo vede mettere un calcio da quasi 60 metri.
Oh my goodness, dicono i tifosi inglesi quando non lo vedono nella rosa di Eddie Jones. Elliot Daly, Saracens. Negli altri campionati, invece, al femminile, Renee Holmes della Nuova Zelanda, Kieran Frawley del Leinster e Germaine di Bayonne. Bene, ragazzi, rileggiamo allora molto velocemente il nostro 15 of the week per vedere questa settimana chi metteremo in campo. Allora, Valra Pavaruskin, Tom Dunn, spero che mi sia... Vara Pavaruskin, Tom Dunn, Andrew Porter, Maro Itoje, Alain Nunez, Marcel Cozzi, Conor Oliver, Tai Fua, la mediana, Luke McGrath e Marcus Smith. Poi ai centri avremo i centri dell'Irlanda e del Leinster, Robbie Anshul e Gary Ringrose, Maddox Tambuè, un'ala da una parte e dall'altra, John Porch, Elliot Daly a estremo. Non male sta squadra, non male sta squadra, ma non è mai male la squadra che viene nel 15 of the week. Interessante questa settimana vedere come sarebbe una squadra con tanti esclusi dalle convocazioni internazionali. E così è, e così è. È ovvio, gli studenti che fanno il compito la notte prima degli esami. Ragazzi, ormai è tardi, forse non per tutti, forse non per tutti. Bene, lo ripeto, ditemi se vi è piaciuto questo 15 of the week, ditemi il formato che preferireste. Lo facciamo così, con il listone, o lo facciamo con solo 15 nomi? Ditemi voi come lo preferite e io cercherò ovviamente di adattarmi a quello che chiede la community. Per il resto, fischio finale, il solito, grande, grandissimo bacio. Ci vediamo domani con la live con Ottavio e i prossimi video. Ciao!